Ciao a tutti, vi rubo qualche minuto per consigliarvi qualcosa da leggere durante le vacanze. 1. Il ritorno di Pazuzu è un libro che ho letto qualche tempo fa e che vi terrà per un paio di orette in compagnia del famoso demone dell'esorcista. 2. Max Schreck, l'attore vampiro, un piccolissimo volumetto con tutte le informazioni su questo attore divenuto iconico proprio grazie alla sua interpretazione in Nosferatu. Terzo, ma non meno importante, è il saggio sul ritorno dei morti viventi di Anna Silvia Arminise. In questo volume ci sono tutte le informazioni riguardanti il film, retroscena, dietro le quinte, come il film è stato creato, tutte le difficoltà che ci sono volute per farlo. E devo dire che io non conoscevo tutte queste cose e sinceramente l'ho trovato veramente, veramente molto interessante. Quindi se siete anche voi appassionati di retroscena, appassionati di storie su come sono stati realizzati i film, secondo me questo fa assolutamente per voi. È un attimino più alto degli altri due, quindi vi porterà via forse, forse un paio di giorni, ma non credo proprio, però è sicuramente una lettura molto, molto interessante. I libri sono tutti editi da Skeletri, li potete trovare sia in versione ebook, cioè da scaricare, o in versione cartacea, che ha anche delle bellissime illustrazioni. Questi erano i miei velocissimi consigli per letture sotto l'ombrellone. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!